Giovanna Di Nardo, professoressa di 58 anni, è rimasta vittima di un incidente durante un'escursione sulle Alpi Apuane. Insieme a un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito e a due cani di grossa taglia, la 58enne originaria di Villa Collemandina Lucca, ma residente a Viareggio, domenica ha raggiunto Monte Cavallo tra Massa Carrara e Lucca. È qui che i soccorritori sono intervenuti quando il marito della donna, allarmato per il mancato rientro, ha lanciato l'allarme, localizzata grazie al cellulare attorno alle 22:30 di domenica sera. Giovanna Di Nardo è stata ritrovata morta in fondo a un canalone, in corrispondenza di un masso assieme al corpo di uno dei due cani. Il trentenne invece si trovava sul pendio di una zona molto impervia ed è stato recuperato in gravi condizioni sanitarie dal soccorso alpino, si trova ora ricoverato all'ospedale di Pisa. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del secondo cane in vita, che è stato recentemente localizzato sullo stesso pendio e per il quale si sta movimentando l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Cecina.